la sinistra insieme al Movimento 5 Stelle riescono a togliere il reato di clandestinità. Qual è il commento della Lega Nord? Penso che il commento sarà dato a tutti i nostri cittadini, perché un'innovazione come questa nell'impianto di una normativa tra l'altro anche molto complessa, una modifica che è stata fatta così in aula, in una commissione probabilmente frutto anche di un errore di valutazione, ci si trova di fronte adesso a quelle che saranno le conseguenze. E noi abbiamo avuto la responsabilità di segnalare il problema, di proporre anche un emendamento per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, che è stato purtroppo, non è stato votato dalla maggioranza. Che adesso questo governo, questa maggioranza si renda conto di cosa è stato fatto. Siamo in un momento in cui gli sbarchi purtroppo si contano tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi. Si tratta di un dramma umano e non è questa la maniera sicuramente di risolvere il problema, anzi passa più che altro il messaggio che qui in Italia si può entrare e ci si può restare. Oltre al reato di clandestinità, il governo Letta per la quarta volta propone uno svuota carceri. Un altro provvedimento, anche questo, che la Lega osteggia, ma anche oggi abbiamo dimostrato che solo la Lega Nord ha votato contro questo ennesimo svuota carceri. E solo noi stiamo sollecitando proprio governo e maggioranza di prendersi anche qui una ferma responsabilità nei confronti dei cittadini. Siamo in un momento di crisi economica, purtroppo i reati predatori aumentano di giorno in giorno, basta leggere gli articoli di giornale per vedere i furti in appartamento, per vedere anche rapine, e ci si trova invece a fronte questo tipo di interventi, questo tipo di modifiche. Modifiche che tra l'altro arrivano così a macchia di leopardo, senza un'organizzazione, senza una valutazione sistematica. Vengono a incidere purtroppo su tutto il nostro panorama del diritto penale. Sono dei benefici continui, anche adesso, oggi, è stato varato questo provvedimento che prevede gli arresti domiciliari e la reclusione domiciliare per tutti i reati fino ai 3 anni, con la possibilità addirittura che siano per tutti i reati fino a 5 anni. Stiamo parlando di provvedimenti veramente molto seri. Seri perché vorrà dire poi controllare gli arresti domiciliari e vorrà dire soprattutto dire alle persone offese, alle vittime dei reati, che il criminale è là, a casa sua, che sta vivendo la sua vita.